Salve a tutti, io sono DeLonGamer e benvenuti in questo nuovo video. Allora, ieri ero in ospedale per alcune analisi e c'era un bambino in sala d'aspetto che stava facendo un disegno su un animale. Sapete bene come sono i disegni dei bambini, sono fortemente stilizzati, le proporzioni sono quasi sempre assenti e via dicendo. E mi sono domandato, ma se i disegni dei bambini fossero reali, cosa verrebbe fuori? E ho trovato effettivamente un sito che raccoglie delle immagini realizzate da un signore espertissimo con Photoshop che cosa ha fatto? Ha preso le immagini realizzate dai bambini e le ha rese reali. No ragazzi, guardate che roba! Questo è un cavallo disegnato da un bambino e questo è il cavallo come sarebbe nella realtà. Beh, prima di tutto devo fare un plauso a sto tipo perché ha realizzato dei modelli perfetti, guardatelo, è praticamente uguale. Guarda che roba, è il cavallo più transgenico che io abbia mai visto. Fa impressione, fa davvero tantissima impressione. E la cosa che mi sconvolge di più è che se lo disegnassi io sarebbe pure peggio. Scusate, questo dovrebbe essere un tasso 1, 2, 3, 4, 5, 6, a 7, 8, a 8 zampe. Ah, ma allora è un tasso ragno. Vabbè, ma bastava dirlo, chi non ha mai visto in giro per la città, in mezzo ai parchi soprattutto, il tasso ragno, che povero stellino spaventato ovviamente dall'uomo. È inquietantissimo. Cioè, sembra più un formichiere che sta sniffando il pavimento. Ma vabbè, dettagli, ma sono le 8 zampe che lo rendono altamente inquietante. Scusate, so che non dovrei ridere perché sono i disegni dei bambini, ma non è tanto il disegno che mi fa ridere, è la perfetta realizzazione in 3D di un picchio. Che la cosa più inquietante è che oltre al becco, lasciamo stare che gli occhi sono tutti e due dallo stesso lato, ma vabbè, oltre al becco c'ha la bocca e sorride. Il picchio che sorride è inquietantissimo. Non riesco a capire se si sorregga su un'unica zampa oppure è una questione di prospettiva. Oh mio Dio, è inquietante, è troppo inquietante. Però davvero, ancora una volta, complimenti all'autore, è bravissimo. Credo che sia una lince a giudicare dai peletti sulle orecchie. Un pochettino squadrata, un po' tanto squadrata. Ma a parte il fatto che le proporzioni del muso sono completamente assenti. Mi piace lo sguardo come la lince che dice: beh, che c'hai da guardare? Fatti i cavoli tuoi. No, vi giuro, provo pena per questi animali. Mi dispiace perché, voglio dire, sono disegni realizzati dai bambini. Ma immaginate davvero se questa creatura esistesse nella realtà. Ma io davvero porrei fine alle sue sofferenze. Una fucilata in testa, lo facciamo per il suo bene. Cos'è sto coso? Ma è un cane uccello, ovviamente ha quattro zampe perché un cane ha quattro zampe, solo che sono fatte a modo di quelle degli uccelli. A parte lo sguardo svarionato, il cane secondo me ti sta chiedendo: ti prego, poni fine alle mie sofferenze. Cioè, non so come si sollevi, probabilmente vola sbattendo le orecchie. Oddio mio, no, vi giuro, non pensavo che sarebbe venuto fuori un video così inquietante. E c'è di peggio, ragazzi, c'è di peggio. Questo, ragazzi, è un maiale. No, non sto scherzando. Questo è un maiale che sorride, perché lo sanno tutti che i maiali sono degli animali molto sorridenti. Oh, Gesù, come fa a tener su tutto sto peso? Per favore, ma onestamente io sono vegetariano, cioè non mangio carne, il pesce sì, e quindi la mia opinione non può essere realmente presa in considerazione. Ma ditemi voi se onestamente mangereste la carne di un animale, di un maiale, se fosse realmente fatto così e se vi sorridesse. No, io non ci riuscirei. Ok, ammettiamolo, questo animale è a metà fra l'inquietante e il pucciosetto perché è tutto morbidoso. Non è così male. Potrebbe andare peggio, cioè ha una zampa dietro e una zampa al centro. E non ditemi che è una questione di prospettiva. Però dai, poteva andare peggio. Dai, lasciamolo vivere. Ha un aspetto puccioso, poi probabilmente è una bestia di Satana. Ma vabbè, lasciamolo che scorrazzi libero. Regia, scusate, mi hanno detto che era un post sugli animali. Ah, Trump non è un essere umano, mi dicono. Ok, non ci sono problemi. Hanno chiesto a un bambino di disegnare Trump. Questo è il risultato. La cosa inquietante è che il Trump realizzato con Photoshop è più fotorealistico del Trump della vita vera. Chi l'avrebbe mai detto? Beh, ma questa creatura esiste anche nella realtà. Sicuramente anche voi, quando andate al mare, avrete visto la famosa balena unicorno. Beh, in realtà effettivamente è un animale abbastanza raro, voglio dire. Mi piace come al posto della coda da balena gli hanno messo la coda da cavallo, per l'appunto da unicorno. Gli hanno messo l'arcobaleno, i fiorellini e il cuoricino.
Oh, bambino, perché hai concepito un pesce del genere? Secondo me questa doveva essere la pinna centrale, solo che l'ha messa un po' avanti ed è diventato una balena unicorno. Peraltro gli manca la pinna laterale. Ma vabbè, sono bambini, lasciamo che la creatività non abbia limiti, su. Voglio essere onesto con voi, la cosa più inquietante di questo scorpione non è il fatto che ha una coda eccessivamente lunga o che le sue zampe siano talmente tanto corte che non gli permettano di muoversi. A mio avviso la cosa più inquietante è che questo scorpione sta sorridendo. Tu pensi, ah povera creaturina, ha bisogno del mio aiuto, non riesce a camminare, via dicendo, ma poi sta anche sorridendo, ti avvicini e zac che ti punge e ci muori male male. Ma che schifo, ma no, ma dai, ma questo mi perseguiterà nei miei incubi. Oh beh, questa volta abbiamo qualcosa di più artistico. Questo è il famoso quadro, la dama con l'orecchino da pirla, ovviamente. Questa è la realizzazione artistica di un bambino, o probabilmente questo era l'artista da bambino che aveva già in mente ciò che avrebbe realizzato poi da adulto. Ma la domanda che tutti ci stiamo ponendo è: come sarebbe la ragazza con l'orecchino da pirla se fosse stata realizzata da un bambino? Oh mio Dio, sembra uno di quei personaggi stile Nightmare Before Christmas, avete capito? Quei cartoni i cui personaggi sono disegnati in maniera abbastanza inquietante, che sembrano fatti con la plastilina. Signorina, voglio essere onesto, l'orecchino da pirla è l'ultima delle sue preoccupazioni, eh? Ora capite perché quando la gente mi dice, ma Lon, perché non ti prendi un bel cane che ti faccia compagnia? Perché magari poi ti ritrovi un cane del genere, che tu dici, vabbè, ma è dolce, è puccioso, è sorridente, lo vedi che è un cane che ti vuole bene. Sì, ma con dei denti del genere ti strappa via la faccia a morsi. Secondo me, apparentemente è un cane dolce, poi non appena gli giri le spalle ti sbrana a morte. No ragazzi, io un cane del genere? Ma no, no, no. Ok, voglio essere onesto con voi, mai e poi mai avrei pensato che questo disegno rappresentasse... Credo sia un rinoceronte, dalla forma sembra un rinoceronte. Quando poi lo realizzi in 3D, non so cosa sia. Credo che sia una creatura che sta soffrendo, ma proprio tanto. Sì, ma qua stiamo esagerando. Voglio dire, già i gufi tendono ad avere delle espressioni abbastanza svarionate per conto proprio in natura. Quando poi lo fai disegnare a un bambino, non solo viene fuori... un gufo che ha un'unica ala e le zampe solo di lato. Io non so questa creatura come faccia con il baricentro. Ma oltre ad avere uno sguardo spaventato, e voglio dire, la creatura è spaventata da te. No, 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 io sono spaventato dalla creatura. Ma la creatura stessa ha un occhio grande e un occhio piccolo. Ciccio, se ti guardi allo specchio, fidati che ti viene un coccolone. Ma no, quanto è brutto! E poi ci sono le lumache, che siamo onesti, già sono orribili. Io odio profondamente quelle cavolo di lumache lunghissime senza guscio. Ma no, le odio. C'era un mio amico quando ero bambino che ci ha messo il sale sopra. Ragazzi, no, 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 no. Sono successe cose brutte. Tuttavia, a parte che la lumaca sorride, cioè sorride, più o meno è basita, ma ci siamo capiti, alla bocca. Voglio dire, le antenne che normalmente dovrebbero essere i suoi occhi, oltre al fatto che c'ha gli occhi anche sotto, sono dietro e sono gigantesche. Cioè, tutti abbiamo toccato l'antenna delle lumache per vederla rientrare. Però no, a parte che è la lumaca più corta della vita, questa si capotta ogni 2 secondi, poverina. Ma che schifo. Oh beh, una cosa è certa, questo tucano ha un aspetto felice e contento. Ok, è un pochettino sproporzionato perché è un tucano razzo con un becco gigantesco e... una lingua umana. A quanto pare questo tucano ha la lingua umana e un occhio solo. Ma vabbè, poteva andare peggio. Sembra un animale felice. Lo adotterei? No, gli sparerei? Probabilmente, ma se possibile lo eviterei. Ed eccoci nuovamente con un animale molto inquietante. Se non si capisse, ragazzi, è una mucca. Una mucca con dei piedi quasi umanoidi, potremmo dire. Le tette che cascano un po' più del necessario. Oh, cioè, no, no, a parte che è anche una mucca strabica. Ma onestamente, non solo non mangerei la carne della mucca, ma io neanche ci voglio il latte di quella creatura lì. Ma è transgenico anche il latte? Ti trasformi tu in una mucca? Sì, vabbè, ma anche i pulcini sono messi male. Cioè, oltre al fatto che sto pulcino c'ha le zampe lunghissime messe davanti e non so come riesca a reggersi in piedi, a sto pulcino gli hanno fatto pure... sono dei peli. Credo siano dei peli lunghissimi, io non so sto bambino dove abbia visto i peli sul pulcino. Potete notare infatti lo sguardo della bestia che è triste, dice: sono appena nato ma già vorrei essere morto. Bambini, per favore, dai, ma sti poveri animali, ma che vanno fatto? Oddio, oh, pensavo fossero solo animali. Questo è il volto di una persona. Cioè, io capisco essere artisti, ma com'è possibile che gli occhi siano arrivati qua di lato invece che normalmente ai lati qua? Ah, questa è un'orecchia, gli manca il naso. No,
Madonna, mi ricorda il mostro quello dei Goonies, film degli anni 80, più o meno. No, vabbè, questa è una cosa che mi sono sempre domandato io. Normalmente rappresentiamo il cuore con questa forma. Ma come sarebbe il cuore umano se avesse davvero la forma di un cuore stilizzato? E questo è il risultato, con ovviamente le uscite qua, come cavolo si chiamano, direttamente da sto lato. Madò, è inquietantissimo. Cioè, già vedere un cuore normalmente è brut, ma tanto brut. Ma a forma di cuore non lo rende più bello. Oh, lo rende ancora più inquietante. Ok, torniamo agli animali. Anzi, animali bruttissimi e dove trovarli. Probabilmente sarà questo il titolo dell'episodio. Questa dovrebbe essere una scimmia, con gravi problemi di proporzioni, ma vabbè dettagli. Peraltro una scimmia che al posto della liana lei ha trovato la corda. Però almeno è una scimmia contenta, c'ha la testa piccolissima, la mano gigantesca, ma voglio dire, questa è la mano che utilizza per spostarsi con le liane, quindi deve avere una presa forte. E c'è corpo sferico. Non so cosa volesse rappresentare quel bambino, probabilmente era il pelo o una massa tumorale, non lo sapremo mai. Però dai, la scimmia è felice, lasciamola che viva felice nella giungla. Oh, credo che siano cani della prateria. Mi sembrano più che altro marmotte, cani della prateria, non lo so nemmeno io. Il problema non è la forma, il corpo è giusto, perché il bambino non l'ha disegnato. Questa è l'espressione, questi sono cani della prateria vampiro, probabilmente, o marmotte vampiro, perché non solo le marmotte si vanno a cosare il legno in continuazione, gli succhiano anche la linfa. E se passa in parte un essere umano o qualche animale, gli saltano addosso e gli succhiano tutto il sangue. Ma lo sguardo, cioè uno sguardo del genere che ti penetra nell'anima e ti risucchia anche l'anima, queste succhiano tutto. Ma basta, ma la smettiamo di disegnare le bocche felici sugli animali che hanno il becco. Cioè no. Ok, ancora una volta non so perché gli occhi sono tutti e due da un lato, ma vabbè dettagli. Ma la bocca più il becco no. Beh, a parte le zampe lunghissime, non ci avevi fatto caso. Il corpo ancora è passabile, ma le zampe lunghissime. E poi ribadisco, il tipo che si è messo a realizzare tutto in Photoshop, ma dategli un premio. Non oso neanche immaginare quanto tempo ci sia voluto. Avrà dovuto prendere gli animali originali e poi far cose con Photoshop che vanno ben oltre l'umana comprensione. Secondo me sto tipo non si è mai ripreso. Secondo me si è impiccato perché era perseguitato dagli incubi di ciò che aveva realizzato. Cioè, signor mio, queste sono cose che non devono uscire dal disegno di un bambino, siamo onesti. No, dai, io adoro i delfini. Ma dai, no, basta, non aia, ho tirato una gomitata sul tavolo. Ancora una volta gli occhi da un lato. Vabbè, oh senti, è andata meglio al delfino che alla balena unicorno, non dico di no. Credo che questa sia un'alce. Almeno è un'alce contenta, al posto delle corna c'ha le antenne della TV. Questa è un'alce che riesce a prendere con l'antenna sinistra Mediaset, con l'antenna destra la Rai. E non paga neanche il canone la furbacchiona. Oddio, l'espressione è inquietantissima, ma tanto inquietante. Ho paura a chiederlo, ma credo che sia un coniglio col volto molto squadrato. E questo non mangia le carotine, questo mangia carne umana. Questo, no, questo ti assalta nel cuore della notte, ti salta giù dagli alberi o ti esce dai cespugli e ti sbrana a morte. Ma no, ma bambini, ma come siete cresciuti male, santo cielo. Io ringrazio il cielo che il bambino sotto il disegno abbia specificato che questa è una volpe. Perché questa non è una volpe. No, ma bambino, no. Lascia stare la carriera d'artista, questa non è la volpe. Questo è il parto di una mente malata. E voi direte, ma sono bambini? No, questi sono bambini con seri problemi. Aspetta, quattro zampe. No, questa mi sa che è la coda. Queste sono le quattro zampe. O forse una quinta zampa, non lo sapeva nemmeno il bambino. Ma è una volpe con un unico orecchio. E vabbè, c'ha i denti anche da umano. No, 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 io stanotte non dormo. Ammetto, sarei sempre voluto andare nei parchi tipo Disneyland e via dicendo. Ma se ad accogliermi trovassi questo topolino, che io devo ancora capire perché ha due nasi. Questo topolino ha due nasi, lui gli piace arrivare in parte e sniffare i bambini. Tralasciamo il fatto che ha un occhio grande e un occhio piccolo. O che ha avuto problemi dal dentista. No. Genitori, vi prego, non portate i vostri figli a Disneyland. Ne usciranno profondamente traumatizzati. No, aspetta. Questa me la dovete spiegare. Allora, tralasciamo ancora una volta che c'è il becco e c'è l'uccello che sorride. Ma vabbè, dettagli. Allora, cerchiamo di capire. C'ha due ali, oppure questa è un'ala e questa è la coda. Non domando. Ma com'è possibile che
quest'uccello c'abbia le zampe da uccello che gli escono dal petto e le zampe stile essere umano, diciamo, con le scarpe che escono da sotto. No, questa mi confonde profondamente. Non mi aspettavo che saremmo arrivati a tali livelli di stranezza. Ovviamente non potevano mancare le api, ma questa non è un'ape normale. Questa è un'ape bastarda. Perché quando meno te l'aspetti, lei salì tranquilla sul fiore, tu passi in parte, appena ti vede, zanche ti arriva addosso e ti punge le gambe, la faccia, ti punge tutto, perché questa è un'ape bastarda dentro, la potete conoscere dai denti. Che ovviamente digrigna e dallo sguardo completamente fuori di testa. State attenti, ragazzi. Credo che questo dovrebbe essere un non lo so. Non lo so, vi giuro, io sto provando a cercare di capirlo. Credo sia un rettile volante ci rinuncio. Ma dai, ma non mi puoi deturpare i giovani poveri pinguini. Povero. No, aspetta un secondo. Credo che queste siano le zampe del pinguino. Oddio, sì, perché questo è lo sfondo. Io pensavo fosse tipo la macchia del pinguino. No, non credo. Quindi questo pinguino ha le gambe. Cioè, letteralmente c'ha le gambe lunghe. C'ha l'espressione che guarda sua madre come a dire: mamma, ti prego, uccidimi, affogami, fai qualcosa. Sto soffrendo e mi vergogno di essere venuto al mondo. Una cosa è certa, il Joker non sono riuscito a renderlo poi così tanto più inquietante. Se ricordo bene, questo dovrebbe essere il Joker di Jack Nicholson, che era su uno dei Batman degli anni 90. Uno di quei Batman che la gente non ricorda felicemente. Non andate a guardarli, erano film brutti. Poi Batman con Robin, mamma mia. C'era George Clooney e altri attori. Però Jack Nicholson è sempre stato un bravo attore. Perché avete dovuto ridurre così male il povero Jack Nicholson? Avanti, dai, ma povero. E beh, certo. Prendiamocela anche con Johnny Depp, che in questi giorni tende a far notizia perché lui e la moglie c'hanno problemi. Lui ha picchiato lei, lei ha picchiato lui. Ma voglio dire, qui è Johnny Depp chiaramente la vittima. Il povero capitano Jack Sparrow, che tanto bene di testa non era messo, ora direi che ha anche problemi di faccia. Questo è probabilmente Jack Sparrow che è stato punto dalle api ed era gravemente allergico. No, vabbè, inquietantissimo. Sembra uscito da un film di Tim Burton. Oddio. No. Questo bambino ha disegnato in questo modo la faccia sorridente di una persona. Solo che quando la applichi alla realtà. No, io non dovevo far sto video. Ok, pensavo che i volti delle persone non potessero diventare più inquietanti. E abbiamo l'uomo con la faccia a torre. Perché gli occhi verticali? Cioè, io spero che il bambino non abbia preso ispirazione dai propri genitori. Se no i genitori c'hanno problemi. Anche il bambino c'ha problemi. Ma tutta la famiglia c'ha problemi. Buono, dai, io direi che per questo episodio ci possiamo fermare qua, anche perché sono profondamente traumatizzato, quindi l'unico rimedio è schizzarmi della candeggina della varichina purissima sugli occhi. No, vi giuro, no, queste sono immagini che non mi toglierò dalla mente molto facilmente. Buono, ragazzi, io spero che anche questo video vi sia piaciuto. Come sapete bene, sto cercando di fare delle reaction più leggere fin tanto che non mi sono rimesso. Ci vorrà ancora un po' di tempo, portate pazienza. Lasciate un bel mi piace se anche voi vi siete divertiti e noi ci vedremo in un prossimo video. Ciao ciao!